Gli ispettori ONU potranno continuare a monitorare il programma nucleare iraniano, anche se con meno spazi di azione rispetto al passato. Lo prevede l'accordo strappato a Teheran da Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha evitato la totale sospensione delle ispezioni dal 23 febbraio decisa dal paese. È l'ultimo atto di un tentativo di salvataggio dell'accordo sul nucleare che l'Iran ha firmato nel 2015 con i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, più la Germania e l'Unione Europea, è messo a rischio dall'uscita unilaterale degli Stati Uniti di Donald Trump nel 2018. Prima di tutto è stato riconfermato che l'Iran continuerà ad attuare l'accordo sulle salvaguardie senza limitazioni, ha detto Grossi. In secondo luogo, a seguito della legge approvata dal Parlamento iraniano, abbiamo raggiunto un'intesa tecnica bilaterale temporanea, in base alla quale l'agenzia continuerà le sue necessarie attività di verifica e monitoraggio per un periodo massimo di 3 mesi. Going to continue its necessary verification and Un trimestre che darà il tempo al nuovo presidente Joe Biden di decidere se, come e quando tornare dentro l'accordo e sospendere le sanzioni imposte dal suo predecessore, che per l'Iran sono una condizio sine qua non per bloccare l'arricchimento dell'uranio nelle sue centrali. L'espulsione degli ispettori delle Nazioni Unite è stata decisa dal Parlamento iraniano a dicembre, dopo l'attentato contro lo scienziato Mohsen Fakhrizadeh, figura chiave del programma nucleare iraniano. Per il suo assassinio, Teheran ha accusato Israele e Stati Uniti.